È stata un'impresa entusiasmante che alcuni esperti italiani seguono ininterrottamente fin dalla fase della gestazione. Fra questi il dottor Pierluigi Malesani, oggi responsabile del settore formazione presso il Dipartimento per la Cooperazione. Il governo somalo... Così nacquero medicina, agraria, veterinaria, ingegneria, chimica, geologia. 6 corsi di laurea concepiti a misura dei problemi nazionali. Chiese ai suoi principali amici, ai vari paesi, una collaborazione per la realizzazione di questo progetto. Un esempio di questo è che la facoltà di medicina per i primi anni fu una facoltà che si sviluppò, caso unico nel mondo, in soli 4 anni. Dei laureati, dei medici nel paese era talmente forte, era talmente drammatica, che il problema era quello di fornire al più presto possibile dei quadri medici da poter inserire nel contesto sanitario del paese. E questo il professor Stefanini lo volle in maniera chiara e fortissima. Il comune denominatore per tutta la normale attività di gestione di questa università. Promuovere la somalizzazione delle facoltà significa non soltanto realizzare per tutti gli insegnamenti un piano di formazione di docenti somali, ma significa anche stimolare il recupero e la valorizzazione della cultura nazionale somala che le vicende storiche del periodo coloniale hanno lungamente mortificato. I piani di studio delle diverse facoltà sono stati infatti immaginati per rispondere alle esigenze individuate dalla Somalia e sono quindi in genere diversi, anche in notevole misura, da quelli delle corrispondenti facoltà italiane.